Avviciniamoci e mettete da mano, no? Metti questo da mano. Allora diamo il benvenuto in mezzo a noi a Monsignor Riboldi e diamo inizio alla manifestazione I Giovani e la Pace. Pastore impegnato nella realtà, nel sociale, perché il mondo nostro sia più umano e più giusto. Noi lo ringraziamo per questo suo impegno, per le parole che ci dirà, e lo ringraziamo anche perché dopo alcuni anni è tornato. Durante le feste di San Gono, Monsignor Riboldi era stato già in mezzo a noi e quindi gli diamo il benvenuto. Stare a Teggiano, la pace arriva forse in intesa come quella firmata dal Gorbaciov, da Reagan, come un'onda lunga, come un'onda lontana. In poche parole potrebbe arrivare anche come romanzesca. Sapere quanti missili, sapere cosa c'è sotto, sapere cosa è fatto. Io leggevo stamattina i giornali e una cosa mi faceva paura. I giornali paragonavano il successo dal fascino personale dei mass media, cioè non hanno detto concretamente che cosa avete fatto, ma invece apparentemente chi ha avuto più successo. Non valeva tanto il discorso fatto, ma la bella faccia. E noi sappiamo che le belle facce non succedono, non ottengono nulla. Ora, se invece noi guardiamo la pace qui, a Teggiano, ho talmente in bocca, lo voglio così bene, che ogni tanto mi salta fuori. A Teggiano può darsi che sia un discorso che lascia tranquilli. Teggiano è dentro una zona dove certe cose non ci dovrebbero essere, dove certi mali non esistono, dove esiste il quotidiano a sapere voler bene o voler male, dove esiste magari l'incapacità della carità o la capacità della superbia. E questo va dalla porzione di Caino che ciascuno di noi ha dentro. È lunga la storia. L'uomo non sarebbe mai stato capace di torcere un cappello a un altro se non avesse detto di no alla sua natura, che era proprio uscita dalle mani di Dio, fatto perché lui ami e sia amato. Io direi prima sia amato e ami. La capacità, la dignità fondamentale di un uomo è questo: essere amato e amare. Dice il Signore, lo leggiamo stamattina proprio nel Vangelo. Qual è il primo, il più grande comandamento? Amare Dio con tutto il cuore, amare con tutte le forze, con tutta la mente. Il secondo è simile a questo: amare il prossimo come te stesso. Bene, questo è il più grande comandamento, non ce ne sono altri. E Gesù risponde allo scriba: hai detto bene, sei vicino al regno di Dio. Si salutavano non con buongiorno, buonasera, oggi ci salutiamo così, no? Con buongiorno, buonasera, ciao, parole vuote, inutili. Ma avevano un saluto molto bello, shalom. La parola shalom conteneva qualcosa di grande, era la benedizione di Dio, era l'alleanza del Padre.
Voleva dire: Dio ti ricopra dentro e fuori di tutte le sue benedizioni, tanto che la terra dove abiti, la casa in cui abiti, sia piena di frutti che dimostrino che Dio ti ama. Shalom, un dono dal cielo. E veniva risposto Shalom. Ora questo Shalom voleva dire veramente creare un'atmosfera, un pace, un posto dove era chiaro che Dio regnava, Dio pace era lì. E Gesù salutava sempre i suoi apostoli: la pace sia con voi. La pace, anche dopo la risurrezione, la pace. Ma guardate, era un termine così ampio, così immenso, che nessuno mai riuscirà a definirlo. Forse potrà dire il frutto dell'amore, tutto l'amore che Dio ha e tutto l'amore che esprimiamo sia con voi. La definirono: prima la pace è un'opera della giustizia. Guardate Isaia, no? Giustizia. Quando per giustizia si intendeva un rapporto corretto tra uomini. Noi diamo a Monsignor Riboldi la pergamena con la medaglina di San Cono, che dice così: diploma di benemerenza conferito a Sua Eccellenza Monsignor Riboldi, Vescovo di Acerra, per la partecipazione e collaborazione alla festa del centenario. Teggiano, giugno 1988, il Comitato Feste San Cono. E adesso chiedo a Monsignor Schettino di consegnare a Monsignor Riboldi la pergamena. Insieme alla pergamena c'è anche la medaglia con raffigurato l'obelisco che è stata fatta per l'occasione. Dice: primo centenario dell'obelisco di San Cono 1887-1987, che consegniamo a Monsignor Riboldi. Dicevamo prima che sono importanti i segni. Chiedo al Vescovo di concludere il nostro incontro, ma ricordate che sul programma c'era scritto il lancio dei colombi e il lancio dei palloncini come auspicio della pace, è un piccolo segno. Quindi pregherei tutti di rimanere e di tutto si svolgerà in questo modo. Vi verranno distribuiti i palloncini, soprattutto ai ragazzi, ai giovani. Voi dovete tenerli in mano fino al momento in cui il Vescovo farà volare i colombi come segno di libertà, di giustizia e di auspicio della pace, e anche voi tutti insieme al nostro cenno manderete in alto i colombi. Ecco, do la parola al sindaco perché vuole salutare. Monsignor Riboldi, non so se ho fatto una violenza oggi, da un mito che l'accompagna, se lo porta addosso e diventa anche luce per noi. Ho scelto in pace perché dovevamo affrontare insieme i giovani e perché io volessi trarre alimento alla mia formazione dalle sue parole, in qualità di primo cittadino di questa ridente comunità. E a nome di tutti i presenti io le esprimo un grazie grande, grande, quanto è stata l'attenzione di questa gente verso di lei. Io ringrazio Monsignor Riboldi perché nell'ambito della Conferenza Episcopale Campana sicuramente assolve a un compito che è fondamentale, perché è profeta in mezzo a noi, è profezia, è attenzione ai tempi, profezia e interrogato. L'umiltà del mettersi in discussione, c'è l'inizio del giudizio e l'inizio della pace che parte già dal cuore dell'uomo. Io rimango sempre stupito e ammirato da ciò che è detto nel profeta Isaia, quando prevedendo e realizzando l'era messianica c'è come un senso di pace diffusa. Al sindaco, partono i colombi.
Thank you.
fatto la faccia, ma voglio fare qua. La voglio allontanare adesso.